Allora, il terzo vino invece è Podere Capaccia, che ahimè non conoscevo finché non mi è arrivato questo campione l'altro giorno a casa. Fra l'altro, grazie alla considerazione, perché normalmente non me li mandano mai campioni, mi arrivo qua giù e devo assaggiarmi. Invece, stavolta trattamento veramente signorile. Ecco, questo è Sangiovese, una piccola parte di Canaiolo. 10 mesi di botte di rovere e vigneti hanno 21 anni, quindi insomma anche questi maggiorenni si possono bere. E qui dicono appunto Galestro, Alberese e Tufo, quindi anche qui tre tipologie di terreno abbastanza mescolate, abbastanza diverse. Siamo veramente a un Ecco, praticamente come vedete, proseguendo l'Albergo Le Torte a nord. Si sale proprio in cima al poggio c'è Capaccia ed è veramente una piccolissima proprietà. Adesso ho qualche vigneto anche qui vicino al paese, nucleo storico, quello di Capaccia, che è la parte più alta. E lì già in certi pezzi, in questa fascia qui, già torna fuori un sasso abbastanza pronunciato. Ecco, diceva appunto il sasso, e direi ecco una delle note che si affaccia abbastanza evidente in questa fase, al di là del fruttato e florale, effettivamente una sensazione quasi di polvere bagnata, di sensazione diciamo minerale, ma comunque sensazione proprio di ghiaia un po' polverosa. Il Sangiovese è fuoco canaiolo, cioè Sì, no, ma un raggio 5%. di espressione notevole, a parte l'inchiostrato che insomma è un raggio a un'unghia viola Più sensibile. un pochino, cioè rispetto a Sangiovese che dovrebbe essere leggermente più scarico. Sì, ho detto, anche il colore, diciamo, questi vini chiaramente pochi subiscono filtrazione, stabilizzazione, eccetera, però sicuramente il colore è in una fase in cui è abbastanza, tra virgolette, instabile. Comunque sì, in effetti. Beh, al naso per esempio questo qua giù è un vino che invece il floreale è molto più fresco, se lo paragonate anche col primo Evolpaia, questo più fiorellino di campo, e anche qua giù, semmai più invece della ciliegia, sensazione predominante la fragola qua giù per esempio, classica del Sangiovese in gioventù, però qui si sente note molto, molto più leggere, molto più fini, siamo vigneti a altitudine un pochino più elevata, e anche come diciamo, estratto, come corpo e densità, ovviamente rispetto soprattutto al Pergole Torte molto, molto inferiore. E quindi là, anche al naso, situazione di un vino un pochino più leggero, anche un carattere di vinosità maggiore, di freschezza proprio al naso. Qualche nota speziata, qualche nota di pelle nobile, un leggero cuoio, che già si sentono, molto belline, molto interessanti. Ecco, anche in bocca è un vino ovviamente che macchia parecchio anche il palato, rimane questa sensazione fruttata piuttosto a lungo, c'ha tannino piuttosto bello anche questo, elegante, molto vino ovviamente. Sentite la struttura molto più leggera rispetto a Pegole Torte, però c'ha questa freschezza e semplicità che lo rendono già ora, secondo me, quasi bevibile. Ovviamente va abbinato a qualcosa, qualcosa di un pochino grasso, però sicuramente è un vino molto più snello, però c'ha questo carattere di floreale un po' freddo, un po' di quota, che secondo me è radda, però appunto si sente radda un po' in quota, eleganza, però un vino snello. Semplice, però estremamente caratteristico di quello dello stile di Radda, secondo me. L'alcolicità che sostiene tannini, Sì, l'alcolicità, in realtà l'alcolicità io non la. siamo Non, sentiti non, più ruvidi, insomma, questo non è ruvido, no, no, si beve già. No, non so quanto ha di alcol. alcol abbastanza basso, 13,3, quindi è Comunque, abbastanza ma è equilibrato. sufficiente per sostenere i tannini. E Capaccio che l'abbiamo visto.